Allora, il valore di Lautaro è di 17, io tiro a fuoco 18 più Masiello, non puoi chiedermi più soldi. Ok, devono rifletterci, però abbiamo aperto uno spiraglio. E guardando un po' l'età e l'overall di Lautaro Martinez, bisogna dire che Cutrone potrebbe essere l'uomo da andare ad acquistare e riportare sotto la mia protezione. Ancora una volta Merino alla pari, vediamo. Vogliono un attaccante, quindi mi spiace, la trattativa non si può concretizzare. Inaccettabile l'offerta per Lautaro, mi dispiace, ma 21 milioni di Masiello non te li do. Però l'Arsenal ci ha offerto 55 milioni e mezzo per Dahoud. Diciamo che possiamo strappare qualcosa di più. Leggo qua che il suo valore di mercato oscilla tra i 61 e i 90 milioni di euro. Io provo una metà strada, 75 milioni di euro. Vediamo, spero di non farlo scappare per la richiesta eccessiva. Com'è? Affare fatto! Pagheranno 75 milioni di euro per il cartellino di Dahoud. Grande! È stato più facile del previsto. Speriamo che adesso Dahoud riesca a trovare un accordo economico, perché voglio assolutamente venderlo e voglio quei 75 milioni di euro. Offerta di 40 milioni del Chelsea per Burki addirittura. Attenzione, proviamo a vedere. Anche qua possiamo chiedere molto di più, fino a 80 milioni. Io provo davvero a chiedere anche qua 75 milioni di euro. Quanti conti. No, io voglio 75 milioni di euro e non ne parliamo di queste cose qua. Guarda, mi accontenterei anche di 70, proprio perché mi sento una persona felice in questo momento. 63 milioni di euro, io ti ho detto che ne voglio 70. Mi dispiace, Antonio Conte. Spendili quei soldi, adesso che sei nel ristorante da 100 euro. Niente, mi dispiace, non vuoi spendere quei 7 milioni in più e ti incazzi pure? Ma di cosa stiamo parlando? Ce lo teniamo noi allora, Roman. Dahoud è stato venduto, quindi abbiamo 68 milioni e mezzo in più per i trasferimenti. Allora io proverei a riempire il buco che ha lasciato Dahoud. Proverei ad andare ad acquistare Diawara, un giocatore che mi è piaciuto anche l'anno scorso quando l'ho preso a Sassuolo. Provo comunque a scambiarlo per Merino, vediamo, però loro vogliono un portiere. Allora questo potrebbe essere l'occasione giusta per vendere Van der Feller, ok, solamente 1 milione di euro, ma è in scadenza, quindi sarebbe 1 milione di euro guadagnato. Niente, non interessa Van der Feller, quindi offriamo solamente per il cartellino. 20 milioni di euro per Diawara, so che è un'offerta bassa, beh, loro vogliono 21, quindi ok. Allora, Amadou, tu sarai un giocatore importante per la squadra, perché non partirai titolare, ma giocherai un sacco di partite. Perfetto, è contento, 5 anni di contratto a me vanno benissimo, assolutamente, così possiamo spalmare l'ingaggio. Ok, io accetto le condizioni di Diawara, ed è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund, è l'erede di Dahoud, acquistato. Eccolo qua, eccolo, firmato il contratto, nuovo giocatore. Ci rimangono praticamente 70 milioni da investire tra cartellini e stipendi. Guardiola, non è che sei interessato a riprenderti Leroy Sané per Kevin De Bruyne, ti do anche dei soldi? Vuoi un terzino destro? Ma cosa? Intanto attenzione, perché Roberto Firmino è appena andato a Tottenham. Proviamo a acquistare allora un giocatore che al Borussia Dortmund nella carriera con Sassuolo era sempre piaciuto, ma che non abbiamo mai voluto cedere perché giocava da noi. Era il nostro capitano, è ovviamente Domenico Berardi. Tanto vediamo se possono essere interessati a uno scambio, che ne so, con Guerreiro o con Sadio Mané. Io per Berardi posso offrire 50 milioni di euro. Me ne rimarrebbero 20 per poi andare a ritoccare ulteriormente la squadra. Loro ne vogliono 67, mi sembra eccessiva. Ne offro 55, vediamo. 55 milioni di euro? Sono d'accordo, accettano l'offerta. Attenzione, perché Berardi potrebbe finalmente cambiare maglia. A questo punto, dato che abbiamo tanti soldi a nostra disposizione, prima di andare a trattare direttamente con Berardi, voglio provare a informarmi anche per altri giocatori, come Maurito Icardi. Tipo 60 milioni per Maurito, ne vogliono 102. Allora, attenzione, perché Coutinho per Sané potrebbe essere una trattativa disposta ad andare in porto. Ovviamente non ti darei mai 66 milioni più Sané per Coutinho, però possiamo lavorarci. Dato che è rotto, io posso prendere in considerazione l'idea di darti una decina di milioni di euro. Ovviamente hanno cercato di portarla più alta, quindi io ti posso dare 20 milioni di euro più Sané per Coutinho, ma non un euro di più. Già 20 milioni e Sané mi viene male solo a pensarci. No. Cioè, io ti do comunque Sané, devi considerare che il prossimo anno è... Hai tempo, ma tanto mi dici no, ma il prossimo anno è un giocatore come Sané, fortissimo. Praticamente tutti gli anni ho allenato questo giocatore, Daniele Rugani, in ogni carriera, quindi voglio provare ad acquistarlo anche in questa. Provo a cedere il nostro terzino sinistro titolare, Guerreiro. Vediamo, loro vogliono un centrocampista. Io ce l'ho un centrocampista che potrebbe fare al caso nostro in questa trattativa. È Merino, dato che abbiamo appena preso Diawara, possiamo provare uno scambio con Merino. Ok, diciamo che 37 milioni di euro più Merino sono tanti soldi, ma sicuramente 20 milioni di euro li offro molto molto volentieri.
Okay. Ne vogliono di più, ma ripeto, 20 milioni sono pochi, 37 sono tanti. Vediamo di trovarci a metà strada. 28 milioni di euro e Merino per Rugani. Ne vogliono 37, io arrivo a 32. 32 e Merino per Rugani. Ne vogliono 37, è incredibile, ma io non gliela voglio dar vinta. Ne offro 35. 35 e Merino per Rugani. Oh, ci siamo, praticamente. È un'offerta allettante, accettiamo, almeno l'ho avuta vinta, quei 2 milioni li ho risparmiati. E allora, prima di andare a parlare con Berardi, andrei a parlare prima con Rugani, perché un difensore centrale potrebbe essere una priorità in questo momento per andare a fare Rugani Caldara, il blocco italiano anche a Dortmund. 5 anni di contratto, il massimo disponibile. Non voglio la clausola rescissoria e ti offro uno stipendio veramente alto. 110.000 a settimana, è molto di più di quanto hai in questo momento. Lui vuole così, attenzione. Allora lo modifico, 25 presenze e 1 milione di euro, avrai un bonus di ingaggio di 1.200.000 e lo stipendio di 84.000. A me va bene, se accetti così a me va bene. 10 presenze, 920.000. Controfferta. Avrai 800.000 dopo 15 presenze. Ok, perfetto, hanno accettato. Quindi Rugani finalmente torna a casa nel mio cuore. Finalmente in ogni carriera che ho fatto c'è stato Daniele Rugani al centro della mia difesa. Quindi in questo momento non abbiamo abbastanza soldi per andare a contattare Berardi, ma questo non è un problema perché abbiamo sistemato quello che dovevamo fare. Rugani e Bartra con Guerrero e Toyan. Ecco, magari un terzino di destra si può andare a prendere. Siamo in Bundesliga, quindi in Germania, quindi ci serve un tedesco. Il terzino destro, tedesco più forte che c'è, gioca nei nostri rivali ed è Joshua Kimmich. Provo a vedere se Toyan può fare al caso vostro uno scambio di terzini. Attenzione, gli interessa ma vogliono 24 milioni di euro. Provo a portare un po' giù questa offerta, provo a offrirne 16 insieme a Toyan. Attenzione, attenzione, perché è uno scenario interessante. E allora vi vengo molto incontro e vi offro 20 milioni di euro, se ci riesco, se ce la faccio. Toyan e 20 milioni di euro, ne vogliono 22. Va bene, io accetto. 22 milioni e Toyan. Stiamo per fare un super affare. Attenzione, Joshua Kimmich, tratta. 120.000 di ingaggio, può andare? Sì? Ok, perfetto. Kimmich è il nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Tradisce il Bayern e viene a casa con noi. Viene a casa con noi, Joshua. Bartra, Rugani, Kimmich, Guerreiro, Burki, Weigl, Milinkovic, Savic, Gosse, Angel Gomez, Sadio Mané ed Harry Kane. Questa è la formazione titolare in questo momento, con tantissimi altri giocatori forti in panchina e con Sané, che mi dispiace, è rotto. Con anche Sané sarebbe una squadra troppo forte. Forse in questo momento siamo a posto così. Sané rimarrà in squadra da noi, non riusciamo a cederlo, non riusciamo a piazzarlo, ma abbiamo coperto tutti i buchi, tutte le nostre lacune. Siamo una bella squadra adesso. Ricordate quando vi ho detto che spendere così tanti soldi per un trentenne, che sì, sarebbe stato romantico vedere la Borussia Dortmund, era eccessivo? Ma proviamo a vedere se riusciamo a scambiare Royce per Sadio Mané. Non gli interessa addirittura. E allora vediamo se per Guerrero può cambiare qualcosa, se 42 milioni di euro. In questo momento le offerte dello Stoke City e dell'Atletico Madrid per Burki e per Gosse non mi tangono, non voglio assolutamente ascoltarle, non le voglio accettare. E se invece la chiave per far tornare il nostro Marco Reus a casa fosse proprio l'infortunio di Leroy Sané? Se il Real Madrid dovesse accettare questa offerta di scambio alla pari, vogliono 5 milioni di differenza, attenzione. Io 5 milioni non ce li ho probabilmente in questo momento, ma 3 posso offrirglieli. Attenzione, perché potrebbe veramente succedere qualcosa di inaspettato. 3 milioni e Leroy Sané, infortunato grave per 7 mesi, per il ritorno a casa di Marco Reus. Avevo detto che non sarei di stato disposto a spendere tutti quei soldi per Reus, ma questo cambia tutto, perché qua gli diamo un giocatore che non potremo utilizzare fino a fine stagione. Attenzione, trattiamo immediatamente con Marco Reus per il ritorno a casa. Clamoroso. Certo, saresti cruciale all'interno del club, non c'è nessun problema. 3 anni di contratto mi vanno più che bene. Nessuna clausola recessoria, ci mancherebbe altro. Andiamo a vedere, parliamo dello stipendio. Dato che l'età avanza anche per te, ti offro 250.000. Vediamo, lui vuole un bonus di ingaggio di 3 milioni che non ho. 20 gol, 8 milioni, e si potrebbe fare, perché tanto 20 gol non li fai, e 200.000. Dobbiamo fare una controfferta. Forse in questo modo riusciamo... Attenzione, oh no, come 1 euro a settimana? No, come 1 euro a settimana? No, ho sbagliato tutto a selezionare, misclick incredibile, ho offerto adesso 1 euro a settimana.